Lady Bird. Vabbè. Sì, major 7 1, F minor 7 2, B flat dominant 5. Quindi il discorso è un centro 2 5 1 do maggiore 2 5 1 B flat minor 7 E flat dominant A flat major 7, per cui abbiamo sempre questo 2 5 1 che ritorna, per cui abbiamo ovviamente questo 2 5 1 del G major 7 che non viene chiuso sull'1 ma va sul 2 5 del C per chiudere poi. Noi abbiamo portato su di un'ottava il tema, no? Per cui invece di far cantare il tema in come sappiamo tutti, l'ho arrangiato così, per cui magari può essere interessante didatticamente parlando in questo modo. Anzi, facciamo una cosa alla grezza proprio, ecco, e l'abbiamo visto anche, no? Voglio dire proprio face to face, per cui C major 7 sol al canto, giusto? F minor B flat, sempre con un rivolto dell'F, no? Per cui avremo quando ripete B flat minor 7 con il canto ovviamente il Do e il Si minore, e quindi ovviamente Si bemolle minore 7 con accanto il Si, per cui ha questa sonorità, giusto? Sono proprio tredicesima Mi bemolle dominante sempre quinta flat, che ovviamente corrisponde al La al canto, e lo vedi sullo spartito, no? Per cui le prime con il canto ovviamente Si bemolle La, La bemolle Si bemolle La, La bemolle La minor 7 con il canto il Si naturale che sposta cromaticamente a Si bemolle La, ripete il discorso ma con sotto ovviamente un accordo di dominant, ed ecco che avviene questa magia, bellissimo, no? Per cui perché di quella pasta ovviamente D minor 7 al canto Do, La, F, Mi, G 7 con al canto il Mi ovviamente la sesta, quindi 13 Do diesis, equivale ovviamente al solito discorso di quinta flat dominante, quindi il Re al canto. In questo caso io non sto tenendo solo il canto, ma se volessi è chiaro che non sarebbe difficile, no? Il discorso
quindi diciamo che è più che altro. Enjoy.